Ok. Allora, carichiamo il libretto che poi l'ho già caricato, però lo torniamo a caricare. Allora, intanto la provincia di competenza è Alessandria, perché il lavoro è stato fatto lì. Allora, io l'ho messo sul desktop. Mi può da ridere perché Ho dei corsi. fa ste ricerche qui con pregevo, ragazzi. Poi io non so tu Gianni, ma se anche delle reti, no? Quindi dei dischi rete, io ne ho tre per dire, no? Quindi faccio una fatica quando vai a Ma cercare. te le vede le reti poi lui o va No, su sì, C2? lo vede come una lettera, come se fosse un disco, no? Quindi Sì, per sì, dire sì. K, J, L, quindi. Sì, giusto. Ok, Allora, vai, vai. Ok, carichiamo il libretto, se lui dirà che esiste già, noi andiamo a sovrascrivere. Poi andiamo a selezionare il libretto infatti lui l'ha messo dentro lo stato inserito, lo andiamo a caricare. sì, diciamo Corrado che questo dovrebbe essere il libretto che scarichi, diciamo, dal... Poi vabbè, ogni strumento ha il suo formato, comunque ecco, diciamo, il libretto scaricato dalla strumentazione, nudo e crudo, ecco, diciamo, senza le parti... Sì, diciamo che è il libretto che uno può aver ritoccato, diciamo così, alla fine aggiungendo qualche punto che manca, oppure può Sì. essere quello nudo e crudo, perché delle volte si riesce, sono poche, però delle volte si riesce ancora a fare il libretto completo fuori e non c'è più bisogno di fare niente. Sì, diciamo ecco qui abbiamo già messo la riga di tipo 0, la riga di tipo 9 che invece potrebbe essere per alcuni colleghi che caricano magari il libretto, la riga di tipo 0, la riga di tipo 9 devono metterla loro prima di caricare il libretto. Adesso Ecco, andiamo a quindi. vedere un po' tutto ancora specifico. Allora, qua bisogna stare molto attenti perché quando uno carica un libretto di default lui va a mettere Agrigento qua. Ok? Quindi bisogna sempre ricliccare sulla riga 0 e andare a mettere la provincia corretta Beh, perché lui di intanto Corrado, default mettici i tuoi dati così. mette Metti i tuoi dati, ho il detto. metodo. No, vabbè, non c'è mica nessun problema. Ok, quindi qua bisogna andare a cambiare e mettere la propria provincia, perché spesso è un errore che uno trascura un attimino e dopo il tipo non va mica bene. Ma anche se devo dire no, se tu appunto la riga 0, riga 9 la scrivi già nel file, no, che importi, non capisco come mai lui non rilevi la Non lo provincia so, direttamente. non lo so. Io so solo che almeno da parte mia, poi adesso io non riesco a vedere le risposte degli altri. Tutte le volte io la metto corretta, poi tutte le volte ci clicco sopra, lui mi sbatte Agrigento sopra. Esatto. Se si mette Agrigento perché è la prima È la prima, dell'elenco. sì. Poi qua abbiamo la riga di tipo 9 dove abbiamo già fatto vedere, comunque torniamo a dire la quota in metri della zona Sì, circa. ecco, la quota è importante sempre mettere una quota che sia, diciamo, abbastanza corrispondente alla realtà, diciamo nell'ottica dei 50 metri più o meno, quindi mi sembra che proprio anche la circolare 288 lo definisse, ecco, dice la quota con una precisione nell'ordine dei 50 metri, ecco, però non mettere 1000 se siamo a 100 metri o non mettere 100 se siamo a 1000, ecco. Esatto. La est media, che può essere la est media del lotto in cui stiamo lavorando, oppure può essere la est media dei 3PF. Dei 3PF. Io ecco normalmente la prendo adesso essendoci la possibilità di utilizzare l'MP, la prendo così abbastanza diciamo centrale rispetto a dove faccio la proposta. Ecco, se so dove vado a trattare la prendo un po' così. Però ecco, si può fare la media dei PF. Ad esempio, vabbè, il programma che uso anche se uso invece glielo faccio fare al programma prende la media dei PF. Esatto, poi il tipo di atto di aggiornamento, in questo caso qua abbiamo detto che è un frazionamento. Ecco, quello è di nuovo importante ricordarsi sempre di andare a metterlo giusto. Ecco, se uno la compila e la compila lui non c'è problema perché sicuramente la mette giusta, ma può capitare quando si usano questi programmi che diciamo precompilano la linea, no? E di effettivamente magari dimenticarsi di
E quindi su viene quasi sempre quello. fuori il tipo di frazionamento che è il primo, no? E poi uno invece non sta facendo un frazionamento, ma sta facendo magari un tipo mappale. No, su quello io non ho mai riscontrato dei problemi, cioè Ma mantiene quello. il mio programma effettivamente se non vado dentro a cambiarla, lui mette frazionamento di default. Lo so perché l'altro giorno stavo facendo un tipo mappale, me ne sono accorto. Pensa te, quando sono arrivato poi nella proposta, cioè nel fare l'atto dematerializzato, perché mi chiedeva la domanda se devo notificarlo, no? E allora lì mi è venuto subito il dubbio, dico, cavoli, effettivamente ho dovuto cambiare. Avevo lasciato il tipo sbagliato. Ecco, poi qua c'è la descrizione della strumentazione che uno ha usato. Ok, adesso noi qui abbiamo già messo dentro la catena delle righe delle poligonali. Adesso facciamo vedere che elaborando il libretto risulta quel colore che noi amiamo, che è quello verde. Ok? Quello che Surace non era tanto amante, Gianni. Allora, risulta verde perché in primis io ho già messo dentro nel mio archivio, io non tiro dentro tutta la TAF, ma inserisco solamente le monografie dei punti che uso, no? Quindi lui in automatico mi va a pescare già le righe di tipo 8 con i 4 PF che abbiamo usato e diciamo così riesce ad elaborare il tipo e dire che problemi non ce ne sono. Però adesso torniamo indietro un attimo, Gianni, Sì. iconizziamo questo qua e facciamo vedere che se io vado sul libretto e cancello quella robetta qua, vi dico Sono salva, le righe di tipo 3, quindi ha cioè, cancellato le righe di tipo 3. il colore già è un colore che ci piace un po' meno, vedete? Vedete il colore che dice? E se vado giù, No, è lui all'inizio forse, Corrado, proprio in alto, quando parti dice sì. lui La dice che è presenza di catena brontola. celerimetrica e quindi lui si accorge che abbiamo utilizzato una catena di quattro stazioni e dice richiede una poligonale, dice attenzione che richiede una poligonale, quindi ecco qui diciamo, ci ribadisce già lui che servirebbe una poligonale. Quindi ripetiamo, oltre le tre stazioni, cioè con quattro stazioni, bisogna mettere la riga delle poligonali. Adesso andiamo a inserirla insieme, così vediamo come si mette dentro questa riga qua. Scusa un attimo, Cora, lo diciamo perché è interessante. Jonathan, lui è bravo e quindi, visto che è bravo, lo utilizziamo. No, diceva Jonathan che le informazioni della riga 0 il pregeo le attinge dal disco C Windows. Adesso aspetta che vada a leggere tutto perché. Pregeo.ini dice. Ecco, quindi ecco, probabilmente se lì. Diciamo, io non so se si può modificare, ecco, se però io lì. No, beh, sì, i file.ini, a parte che sono della preistoria perché riguardavano ancora i primi Windows, però Pregeo è nato in quell'epoca lì ed è rimasto un po' con quella filosofia lì. E il file Pregeo.ini è un file di testo e quindi, ma ecco, magari la prossima volta possiamo vedere, probabilmente se tu lì vai a mettere i dati corretti lì, dopo lui tiene quelli, ecco, fatto bene, Sì, Jonathan. questo è sì. Io non sono un programmatore, Jonathan è bravo. Quindi... Poi c'era un'altra domanda, già che scusa ancora un attimo, Corrado, poi andiamo avanti, perché così almeno le vediamo tutte. C'era una domanda che diceva di un collega, una domanda, scusa, c'era un collega che diceva che lui la quota la prende dalla CTR dell'Emilia Romagna in scala 1-5000. Sicuramente vedo già la scala che è un'ottima scala, e quindi dice che è sicuro che la quota sia giusta. Cioè, certo che se uno mette la quota giusta. Non sbaglia mai e fa bene a farlo. E poi c'era un altro collega che invece chiedeva proprio, puoi ripetere come hai fatto a far riconoscere i PF? E Luciano che chiedeva questo, Corrado. Allora, torniamo indietro e facciamo l'operazione. Allora, adesso qua lui ha tirato dentro le righe 8, no? E i PF li ha pescati in automatico dentro la mia TAF. Adesso io esco di qua e vado qua. Scusa, Corrado, mi raccomando, quando fai clicchi lì l'iconetta, qui c'è un collega che dice appunto di Che chiedeva puntualizzare se bene. andare piano e spiegare bene i passaggi, perché giustamente alcuni se fanno il corso per imparare, così qualcosa No, vedono e imparano. nel senso che tu le iconette lì le clicchi a occhi chiusi, no? Però ecco, magari appunto chi. Memori le commenti, ecco, cioè quando ci vai sopra dici questa è l'iconetta, ecco così. Ha ragione. Allora, adesso cosa ho fatto? Ho cancellato dal libretto le righe 8.
dei punti fiduciali che lui aveva preso in automatico dalla TAV. Quindi faccio vedere qua Massimo, che hai cancellato anche, delle righe 2. Ho cancellato anche le due? Probabilmente sì. Vabbè, ma poi lo ricarichi di nuovo lo quando partiamo. Sì, problema, se lo ricarichiamo. Facciamo una cosa. Perché in effetti è un attimo quando cancelli. Sì, è successo anche a me, in effetti. Sì. E adesso ha di nuovo ricaricato il libretto. Sì, è facile, che io ho letto PF e sono andato subito. No, erano già tolti, scusami, le righotte le avevamo già tolte. È che tu ce l'hai nella tassa e lui le riconosce. Quindi... Ok, allora qua adesso torniamo a cancellare le righe delle poligonali, così dopo gliele mettiamo dentro, no? Bene, non ci sono le righe 8 e non ci sono le righe delle poligonali. Salviamo. Come faccio io? Esco con quell'icona qua. Poi vado qui e le dico gestione punti fiduciali e monografie. Allora, uno si può caricare tutta la TAF che vuole con milioni di punti. Io non lo faccio per una mia scelta, perché qua dentro ci sono solo i PF che io ho usato con i miei tipi. Non mi servono gli altri. Quindi tutte le volte che io devo fare un lavoro, se non ho il PF, gli dico nuovo PF e inserisco i dati da qui. Quindi... Inserisci a manina così? Sì, mi inserisco prendendo la monografia e mettendoli dentro. Sì, Però sì, io qui ho un mio controllo, che so quello che ho usato nei miei lavori. Non mi interessa avere tutta la TAF di roba che non uso, anche perché poi casomai le coordinate possono variare leggermente così. Quindi al momento io li metto dentro, non mi costa nulla perdere 10 minuti per metterli dentro. Quindi inserisco qui con nuovo PF i dati, poi li dico archivia PF con quel tasto qui. Tutti questi dati li leggete dalla monografia, comune, foglio, tendibilità che l'abbiamo già vista, la nord e la est, la descrizione, la quota di cui abbiamo già parlato, e poi uno gli dà archivia PF. E qui compare il PF. Quindi lui cosa fa? Quando io mando in elaborazione il tipo, va a pescare in automatico da lì le informazioni che servono. Quindi se adesso io gli dico elaborazione, torna il colorino che non ci piace, che è il blu, perché non abbiamo messo le righe delle poligonali, però come vedete è andato a pescarsi quello che sono le righe 8, sì, quindi il PF, sì. Tutto chiaro finora? Sì, chiaro, chiaro, ma secondo me fai bene a inserire solo i PF che riguardano i lavori che fai, perché sennò carichi su una marea di roba che dopo... Non mi No, io interessa. invece purtroppo sono abituato male, Corrado. Io Anzi, uso la TAF, vado a carico la TAF. intasare solo il software, perché comunque il file lì comunque dovrebbe essere almeno una decina di mega, lo è, quindi vado a... E poi non ho controllo su quello che ho usato, quello che ho fatto, cioè non mi Sì, interessa. no, c'era un collega, scusa Alberto, sì, che diceva, ma le coordinate di PF presenti nella monografia, che quindi tu usi, Corrado, non sono aggiornate. In effetti è vero, anche se non è che cambi molto, perché secondo me quando poi tu presenti il tipo, lui le va a leggere, se i PF sono esistenti nella banca dati del catasto, lui va a leggere quelle che ci sono in banca dati, diciamo, TAF del catasto. Quindi non penso che cambi molto. E poi, a dire il vero, l'altra cosa che ho visto che ultimamente non è che le aggiornino troppo le coordinate, mentre in passato cambiavano ogni volta che presentavi un tipo tu o qualcun altro e usava quella coppia di PF, le coordinate in TAF cambiavano. Ultimamente ho visto che questa situazione qua deve essere stata, diciamo, non viene più recepita dagli uffici, quindi penso che non lo facciano più l'aggiornamento dei dati TAF, però è un mio pensiero, perché da quello che ho visto ultimamente mi sembra di no. Va bene, allora adesso usciamo da qui e andiamo a mettere dentro assieme le righe delle poligonali. Allora, mi metto col cursore dopo la riga 9 e con quell'iconetta che c'è qui, vedete questa?
mettiamo dentro la catena delle poligonali. Allora, Sergio, qui clicco sulla lista, cominciamo con la prima catena. Allora, io la prima catena avevo messo PS8 del foglio 25, PF8 del foglio 25. la stazione 300, stazione 100, stazione 200, stazione 400 e il PF11. Ecco, qui appunto sarebbe da dire forse che vanno messi anche i PF terminali, non soltanto le stazioni, no? Sì, Ah no, ma ma almeno io la linea poligonale la faccio così. Poi ovviamente non viene calcolata perché PF, cioè, non è no, no, là. va fatta così, va fatta così, ci va il primo PF d'attacco e quello finale. Quindi poi la seconda riga, ho fatto un'altra riga, potremmo lasciarne una sola, ma se volevi metterne un'altra ne ho fatto un'altra Accetta, io. poi mi metto col cursore qua di fianco alla prima riga che ho messo, no? Attenzione dove mettete il cursore, se lo mettete qui vi mette la riga qua in mezzo. Vai pure, Altra un'altra riga. riga 3, PF11 del foglio 25, 500, 200, 100, PF18. PF18. Ok, accetta. Quindi vedete che le due righe 3 le ha messe giustamente dopo la riga 9. Adesso io salvo, esco, gli dico elabora e torna al nostro colore preferito. Andiamo a leggere cosa dice. Il sistema è noto, dice che insomma problemi non ce ne sono. Adesso analizziamo un attimino questa qua, Gianni, no? E Sì. spieghiamo un attimo, questa qui è i risultati diagnostici delle coordinate post-elaborazione. Allora, Ok. adesso Gianni, spieghi un attimo, no? In Sì. sintesi cosa vogliono dire queste cose, no? E dico, spiega tu Gianni, perché Gianni ha dedicato in modo approfondito delle pagine del libro che parlano Certo. di queste cose. Adesso farà una sintesi, se no stiamo qui fino a domani mattina. Sì, faccio una sintesi. Prima che mi passo lo schermo, io qua volevo appunto far vedere finché c'è questa schermata qui tua, no, Corrado, che se guarda male, se vai col cursore in cima, appunto vedete che l'elaborazione all'inizio ha sempre questi quattro valori. Se vai forse Corrado col cursore, SQM è l'unità di peso a priori, Sì. vedete? E c'è un valore, SQM unità di peso a posteriori, SQM unità di peso interna, SQM unità di peso esterna, e questi sono già quattro righe. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto il corso con i professori Masoro e Surace, avevo fatto un seminario, avevo partecipato migliaia e migliaia di geometri italiani, e io avevo chiesto: ma voi sapete cosa sono questi valori qua? E su migliaia di geometri nessuno mi ha risposto di sì. Tutti mi hanno detto sì, forse è una vaga idea, ma ecco, e quindi immagino che non siano in molti a sapere cosa sono. Poi vedete sempre su questa schermata qui, vedete che, allora, beh, diciamo, Corrado, se vai sulle coordinate, c'è nord, no, vai su, c'è nord, poi c'è l'SQM riferito alla coordinata nord, poi c'è l'est, poi c'è l'SQM riferito alla est, poi ci sono i semiassi. Max, min, ecco, e allora anche qui bisogna capire cosa sono, cosa non sono, poi c'è l'inclinazione e queste tre colonne, beh, gli SQM poi adesso vi dirò brevemente cosa sono, e poi ci sono appunto questi che sono i dati del famoso ellisse d'errore. Poi sotto ancora ci sono qui, vedete, stazioni 100, correzioni e c'è anche qui uno scarto CC, sapete che sono i secondi di grado centesimale, i gradi centesimali hanno i primi due decimali che si indicano con una C soltanto, che sono i primi centesimali, e poi le altre due cifre, la terza e la quarta, che sono i secondi centesimali che si indicano con CC. E poi va bene, sono i PF, la distanza della TAM, la SQ, tutte le stesse robe. Adesso mi riprendo lo schermo perché. Aspetta un attimo che faccio vedere una cosa, Ok. e come vedete ci sono i risultati avendo allegato il file TAF e DIS, cioè avendo allegato il file DIS dei tipi che ci sono in atti con i relativi scarti. Sì, Qua. quello è Corrado, il file DIS è fondamentale che sia associato perché se non ci sono quegli scarti lì nell'elaborazione,
Attenzione che se, diciamo, se uno presenta il file al catasto, se non ci sono problemi, il catasto lo prende in ogni caso e viene accettato, ma se per caso ci fossero delle discordanze con altri tecnici, il tipo ci viene respinto, ecco. Perché in quel caso lì non viene fuori la relazione strutturata, vuol dire che non possiamo dichiarare che abbiamo iperdeterminato e le nostre misure vanno bene, abbiamo iperdeterminato i punti, ecco. Quindi diciamo che quando si vede l'elaborazione, se uno vede che c'è diciamo, la tabella del confronto con le misurate, vuol dire che ha il file DIS all'interno del libretto, cioè quindi all'interno del pregeo, e il libretto li legge. Se per caso, ecco, non vede quella tabella, vuol dire o che non ci sono misurate, che ha preso 3PF per la prima volta messi insieme tra loro, quindi non ci sono misurate, cosa abbastanza rara, ma potrebbe anche capitare, o se no che il file DIS non è stato associato e quindi diciamo, conviene associarlo e andare a fare questa verifica. Oppure dicevamo, no, Sergio, che il file DIS non è presente nella cartella ARC di Pregeo, no? Perché se tu lo metti da un'altra parte, anche lì e lui sta roba qui cioè, non lo trova e non ti dà questo confronto qua. Certo, e c'era, scusa Alberto, che così capiamo, non so, dice perché diagnostica sempre che mancano i punti di attacco? Scusa Corrado, vai un attimo, non so di cosa si riferisce, quindi andiamo a vedere nella poligonale, dice. Alla fine dice. Beh sì, alla fine ti dice, penso che ti dica che la poligonale praticamente non è calcolata perché comunque i PF hanno un codice di attendibilità che non è da poligonale, ecco, cioè, quindi ovviamente è una falsa poligonale, nel senso sì, la poligonale c'è ma non viene calcolata, cioè non è che è una falsa poligonale, non viene Ma calcolata noi come una poligonale. così, perché noi abbiamo messo dentro due aste, ma bisogna mettere dentro tutte le aste, tutte. Cioè, noi abbiamo messo dentro due catene, no? Ma bisogna mettere dentro anche quella catena qui, poi bisogna mettere dentro quella catena qui, poi bisogna mettere dentro Sì, quella catena qui. però in ogni caso ti dice, perché non lo so, ecco, l'unico che non abbiamo toccato, se vai a vedere, è il 6, si potrebbe provare, cioè No, questo è no, stato approvato, e quindi se lo beve, cioè nel senso che la. se metti dentro tutte le catene non dice più niente, però non serve comunque a nulla, perché non calcola niente, capito? Quindi. Sì, difatti qui Alberto dice no. Io spenderei un secondo per chiedere che le poligonali che si inseriscono in Pregeo probabilmente sono delle poligonali, tra virgolette, istituzionali, non sono delle poligonali vincolate agli estremi, ecco, Eh no, no, probabilmente. no, certo, anche perché dovresti farle con le caratteristiche che avevamo visto con la normativa, che prevede la normativa, ecco. Sì, anche perché non è che tu puoi chiudere sul PF, cioè dovresti averne un altro Eh sì. DPF per avere anche la correzione angolare, no? Mentre qui tu gliene dai uno e basta, e quindi effettivamente, cioè, viene chiamata riga di poligonale, ma diciamo Sì, non è. diciamo che era prevista dalla circolare, poi nessuno la utilizzava, no? A meno che non facessero poligonali vere, ma nessuno la utilizzava per fare gli aggiornamenti, e poi a un certo punto se la sono di nuovo ritirata fuori, non so con che scopo, ecco, l'amministrazione si è accorta dopo X anni che nessuno usava più la riga di tipo 3, che serviva la riga di tipo 3, che effettivamente secondo me serve anche a poco in questo momento, però ecco, magari c'è uno scopo che io non conosco. Ecco, adesso mi sono ripreso lo schermo perché, appunto, parlando di quei valori che escono dall'elaborazione, io sto scrivendo un libro, insomma, però i vari capitoli man mano li pubblico sui forum, così li condivido, anche perché poi ricevo anche molti consigli, molti suggerimenti. E qui sul capitolo che riguarda Pregeo ho scritto un paragrafo. Adesso qui il titolo, guardate, lo cambierò perché poi ho visto che se cioè, io l'ho messo i rischi in affidarsi al calcolo di Pregeo. Poi cambierò il titolo perché ho visto che su qualche forum dicono: no, ma Pregeo fa tutto giusto, Pregeo ha il No, programma. sai Gianni, sì, non è tanto quello, io condivido nel senso che sembrerebbe che è un problema di Pregeo, no, è un problema se utilizzi Pregeo per delle cose a cui non è stato preposto, cioè, nel senso, quindi non è colpa di Pregeo, ecco, in questo caso, diciamo, cioè, alcune cose sì che hai scritto, se non è Pregeo che magari non le fa in modo, diciamo,
diciamo corretto o comunque in modo come lo vorremmo, però non è un programma diciamo di topografia, ecco, se uno lo usa come programma di topografia effettivamente non è la sua funzione, quindi Sì, non è difatti, colpa come di Pregeo, ecco. no, difatti, dicevo l'altra sera, probabilmente dirò i rischi a calcolo Preseo per lavori non catastali, ecco, perché giustamente tanti magari pensano che possa essere usato anche per fare elaborare un rilievo ai fini topografici, mentre invece, e qui ho messo giù vari, adesso me la faccio molto breve, cioè qui ho spiegato che Pregeo, per esempio, nei rilievi GPS li calcola come se fossero telemetrici. E prende la prima riga 2, il primo punto che c'è sulla prima riga 2 dopo la barra GPS, lo prende come orientamento e magari quel punto lì, fatalità, è molto vicino alla barra GPS, per cui dopo ecco, ti dà dei semiassi da 3 km a 8, ti dà degli SQM pazzeschi, ecco, perché è chiaro che se tu calcoli un orientamento sul primo punto che io ti metto a caso dopo la barra GPS e quel punto lì è vicino alla base perché hai istituito la base virtuale sul posto e quella ti è andata a finire vicino a un punto rilevato, è chiaro che hai questi problemi qua, ma che è secondo me una cosa che non va bene perché tu hai misurato col GPS, non hai misurato nessun angolo, non c'è il problema dell'orientamento sul GPS, però adesso questo qui ve la faccio breve perché sennò ecco, e quindi qui ho spiegato questa cosa qui, poi ecco c'è un secondo capitolo che secondo, diciamo, sezione che parla degli SQM calcolati anche per punti isolati, perché Pregeo, ecco, in quella schermata che abbiamo visto con Corrado, poi magari ci torniamo, questo era un semplice rilevetto celerimetrico, ti dà, e poi sono tutti i conti, ti dà, diciamo, degli scarti anche su punti che sono stati battuti una volta solo, ecco, per cui, e questo per quanto mi riguarda, poi io ne ho parlato anche, appunto, vedete qui, con i professori Maseroli e Surace, che hanno tenuto quel bel corso 2 o 3 anni fa, e anche loro mi dicono sì, non è corretto, perché l'SQM è un indice che deve essere dato soltanto se tu hai iperdeterminazioni, allora puoi dire che il punto è corretto o non corretto, a seconda che l'SQM sia basso o sia meno basso, ecco. Ma su punti battuti una volta solo non dovrebbe essere, mentre invece Pregeo ti dà lo scarto uguale, che però è lo scarto, si chiama a priori, tanto per entrare adesso nella quella nomenclatura, cioè uno scarto semplicemente tenendo conto delle precisioni strumentali, ecco, tutto lì. Poi qui ho spiegato, ecco, cos'è lo scarto quadratico medio, ma l'ho spiegato in una paginetta, perché ci vorrebbe forse un po' di più, ma qui ho detto semplicemente il concetto dello scarto quadratico medio è che deriva dalla teoria dei minimi quadrati, che dice che il valore più probabile di una grandezza è che, misurata n volte, tu prendi gli n valori misurati, li dividi per n e quello è il valore più probabile di quella grandezza. Gli scarti cosa sono? Sono ciascun valore meno la media, ed è lo scarto. Lo scarto quadratico medio cos'è? È la sommatoria di questi scarti qui singoli elevati al quadrato fratto n-1 sotto radice. Questo è lo scarto quadratico medio. Adesso ve lo sto dicendo in maniera straveloce, ma tanto per capire di cosa stiamo parlando. Insomma, perché è importante qui la sigma, lo scarto quadratico medio? Perché matematicamente è stato dimostrato che ciascun valore che tu misuri ha la probabilità del 99,7%, quindi praticamente tutti i valori che misuri sono entro 3 volte l'SQM, e questo è quindi considerato l'errore temibile. Ecco, se tu hai uno scarto che supera 3 volte l'SQM, vuol dire che hai commesso un errore grossolano. Ecco, questo per dire cos'è lo scarto. E poi quelle 4 righe che vedevamo, no? Lì vedete che sulla schermata lì della borsina di Pregeo è sempre scritto SQM dell'unità di peso, e poi questa viene divisa in SQM dell'unità di peso a priori, a posteriori, interna e esterna. Qui adesso guardate, io ve lo metto sto PDF qui, quindi se volete andate a leggere, perché vedete che qui è che qui poi ho cercato già qui di non dare una spiegazione matematica, perché sarebbe una cosa da universitaria fare una spiegazione matematica. Ho messo una descrizione concettuale, no? Però vedete che comunque sono 10 righe, ma in sostanza sono tutti indici di attendibilità. A priori vuol dire che è un indice di attendibilità che riguarda soltanto le strumentazioni utilizzate, a posteriori invece riguarda proprio anche le misure fatte,
Interna riguarda è un indice di attendibilità, anche questo affidabilità a posteriori, cioè rispetto ai vincoli che ha il rilievo, quindi ai punti a cui mi sono vincolato, però diciamo semplicemente ai punti del mio rilievo. Esterna invece è un indice di affidabilità che riguarda invece poi l'inquadramento sui PF. Ecco, adesso questo mi rendo conto che sto dicendo cose che non si capisce niente, però ecco, poi se leggete qui qualcosa lo capirete. E poi dicevamo che se rimane spazio durante questo corso io dedicherò una parte di lezione, se c'è tempo, a sviscerare meglio questi concetti, altrimenti farò poi un seminario successivo al corso, se non ci sarà tempo, e dedicherò dovuto tempo a queste cose qua. Ecco, poi c'è la lista dell'errore, perché appunto lì vedevate che c'erano i semiassi maggiore e minore, no? E sapete che la teoria degli errori, mediante queste formule qui che vedete, ha sempre poi come parametro l'SQM, no? E determina un ellisse, si chiama standard errore, ed è sto a fare qua, quindi qui in base appunto agli SQM viene determinato questo ellisse, vengono determinati gli assi, vedete i semiassi, ecco perché l'A è il semiasse maggiore, il B è il semiasse minore, e poi φ che è l'angolo rispetto al nord. E quindi vengono calcolati questi ellissi, e Pregeo dà i valori di questi semiassi e quell'inclinazione che vedete è questo angolo φ. Io dopo qui ho fatto tutta una serie di confronti sul celerimetrico, sul GPS, e come Pregeo poi cambi i valori di volta in volta, quindi tutte cose insomma che io qua ho sviscerato bene, e quindi poi se volete qua ve lo leggete, e ripeto poi, ecco questo per esempio era il discorso dei punti diciamo non iperdeterminati, che ho preso un punto 201 e ho fatto vedere che era un punto battuto una sola volta, ho fatto vedere che qui veniva dato uno scarto di un centimetro, vedete, nord e 2 centimetri est. Poi cosa ho fatto? Li ho aumentato la distanza di 10 metri, quindi vedete qui era... Qui la distanza presa dal segno totale era 9,81 e l'ho portato a 19,81, quindi metà di 10 metri, e lui continua a darti uno scarto, qui addirittura più basso, un centimetro, e qui 2 centimetri, ecco, cioè, mentre invece il punto è sbagliato di 10 metri. Ecco, questo è il concetto di dire: perché mi dai uno scarto che mi fa pensare che il punto sia sicuro e controllato e invece sbagliato di 10 metri? Ecco, queste sono un po' queste così cose che io ho voluto mettere in evidenza avendone parlato appunto con questi due luminari da topografia che sono Maggiore sull'Ace, e quindi insomma e su questo poi varrebbe la pena sì dedicare un po' più tempo. Poi c'è l'incongruenza della VRS virtuale fissata, però adesso qui stiamo troppo troppo avanti, per cui io direi che ci fermiamo, sì, qua, ripeto. Sì, Gianni, c'era, che poi così già che puoi fare ancora la prova, aggiungere, c'era Stefano che dice: da esperimenti fatti la dichiarazione della poligonale va ad incidere sulla priorità e importanza dei calcoli per determinare gli SQM. Ecco, io non ho mai provato, ecco, lui ha provato, e quindi lui dice che addirittura cambierebbero gli SQM in base a come tu fai la catena poligonale, no? E quindi questo... interessante anche questo, capire come ragiona, magari lo fa anche correttamente, ecco, Pregeo, nel senso, però sarebbe interessante, ecco, capire. Interessante, sì, perché Pregeo poi hai visto che come tu cambi un qualcosa, gli SQM cambiano... Sì, Quella del punto vicino, basta che tu vai a prendere invece il punto più lontano, lo metti come primo punto battuto e cambia completamente, sì, no? Sì. In un rilievo GPS dove non ti cambia nulla, cioè le coordinate sono sempre quelle, i punti sono sempre quelli, ecco, quindi tu ti ritrovi ad avere in un punto degli scarti pazzeschi che sono fuori ogni e con lo stesso rilievo, solo modificando le righe, la posizione delle righe, va tutto a posto, ecco, quello è un po' il problema. Sì, che poi abbiamo detto, no, Sergio, che va bene tutto, ma che almeno Pregeo nella guida, nella documentazione, ti dicesse: guarda che il punto che mi dai successivo, subito successivo alla base GPS, guarda che io te lo considero come orientamento, per cui dammi un sì, punto. Sì, che sia...
Certo, avrebbero dovuto anche magari dire che il motore è rimasto quello del cielo rimetico di Pregeo, e quindi dice, quando utilizzate il GPS sappiate che ha questa incongruenza, perché il motore lui considera sempre come se fosse fatto un rilievo celerimetrico, no? Quindi ti dà anche gli errori angolari sul GPS, che non c'entra nulla, ecco, quindi. Sì, esatto, ecco. E quindi io mi fermerei qua. Adesso potremo fare la pausa perché sono le 17:23 e ditemi voi quando vореste ricominciare. A 40. Bene, allora abbiamo ripreso. Adesso lo schermo è, diciamo, passato a Corrado un'altra volta. Qui c'era però nel frattempo Fabrizio che dice possiamo scaricare la guida di Geocard dove sono state tutte queste nozioni. Lui si riferisce appunto al PDF che ho appena fatto vedere. Fabrizio, non è la guida di Geocard. In effetti io ho visto che nel titolino lì in alto era rimasto, perché era nata così. Poi dopo in realtà ho visto che i discorsi diventavano molto concettuali, per cui sta diventando un libro. Poi ha anche la parte poi di guida del programma mio, per cui ti dice clicca qui, clicca lì, come fare. Però ecco, quella parte lì è una parte concettuale che non fa parte del video, che fa parte di questo libro che uscirà, penso, i primi mesi qui dell'anno prossimo, sperando di avere sempre il tempo di finirlo, cosa che non ho mai. Però ecco, il PDF, con quel PDF lì comunque ve lo metto già stasera, ecco, per cui lo trovate nello zip della lezione. Bene, Corrado, ti ripasso la palla a te. Sì, stavo facendo un attimo. Ti volevo mandare il video subito. Beh, ma me lo mandi dopo, dai, adesso, guarda, l'importante è che diciamo che, anzi lo diciamo subito perché l'abbiamo detto fuori dalla registrazione, che è quello che ci farà vedere adesso Corrado l'avevamo anche registrato in un video, per cui quel video lì poi Corrado me lo passa e lo metterò anche quello nel materiale, così se qualcuno poi vuole rivedere tutti i passaggi, e lo potrà fare vedendo quel video. Ecco, poi tu adesso Corrado precisa bene se ci sono delle differenze rispetto a quello che farei vedere No, oggi. io avevo pensato, visto che avevamo fatto il video, di mandarvi anche il video, perché adesso in 20 minuti, in mezz'ora, sarà difficile che uno possa capire tutto bene. Quindi in quel video lì è uguale a quello che facciamo adesso. L'unica cosa, quando andiamo ad attribuire gli identificativi provvisori alle particelle, può darsi che siano differenti da quelli che mettiamo adesso, ma il concetto è lo stesso, capito? Quindi dopo manderò il video a Gianni, così lui lo allega alle slide e così ve lo guardate con calma. Bene. Bene, allora qui abbiamo fatto il discorso dell'elaborazione, abbiamo visto un po' in sintesi quelli che sono i dati che lui ha buttato fuori. Adesso chiudiamo tutto con queste X rosse qua, compresa questa qua. E a questo punto io cosa devo fare? Io a questo punto qua devo andare ad associare, a caricare Beh, l'estratto. no, Corrado, dovremmo, non so se ci sono già le righe di tipo 7, i perimetri. Apri un attimo il libretto, perché sì, giustamente, no, quindi abbiamo finito con le righe di tipo 2 e poi ci sono le 8. Quindi adesso dobbiamo attribuire il perimetro Alle alla particelle. proposta, ecco, al nuovo perimetro alla proposta, cioè le linee di frazionamento. Quindi se vuoi, Cora, andiamo su quelle, così facciamo le righe di tipo 7. Allora, le facciamo dal Sì, se vuoi capo. farlo da grafica, come avevamo visto l'altra volta, io ti dico i punti dovremmo averli. Pensavo ci fossero già, ma le No, perché facciamo. poi abbiamo cancellato, cioè giustamente abbiamo detto cancelliamo, così mettiamo le righe che mancano. Ah, questa qua è la grafica. Sì, allora noi abbiamo una riga rossa, quindi che va dal punto 103, quindi parte dal punto 103, guarda un po' se lo Aspetta, qua individui. dentro a questa maschera qua, ok? Quindi le facciamo da mouse e cominciamo mettendo rosso. Allora, 103, il primo 103. Quindi che ecco, doveva essere giù in fondo, penso. Guarda un po' dove c'è. Ah no, lì, ok. 103, poi 104. 103, 104,
109 e 110 che sono, vai verso, ecco, il basso, 109 e 110 che là in Sempre fondo. no, eh? Sempre rossa, eh? Sì. Ok. Ok, esci pure, se vuoi salvare, bisogna metterci la riga di tipo 6, non so, perimetro dividente, chiama come vuoi. Accetta Ok. vetture. Chiudiamo. E poi mancano i punti vertici e direzione, anche quelli. Ok. Se vuoi Allora. aggiungerci perimetro dividente, vai a cercare dove l'hanno messo, dovrebbe essere in fondo, no? Dove te l'ha messo? Aspetta un attimo perché secondo me non mi ha mica aggiornato il libretto. Infatti non l'ha mica aggiornato. Allora, torniamo a fare. Allora, abbiamo detto la 103, mano 104, 109, 110, 103. 104, 109. E 110. Accetta vettore, io non ho cliccato qua, vedete, per distrazione e lui non mi ha aggiornato il tutto. Aggiornare il libretto? Sì. Ok. Quindi adesso mi ha inserito la nostra riga che è questa qui, io mi metto nella riga, usciamo da qua, torniamo nel libretto qua, vado a pescarmi la riga 7 che è qua in fondo, mi metto nella riga precedente, mettiamo la linea della descrizione, mettiamo nuova linea. Perimetro dividente, nuova dividente, va bene. Ok, vedete che mettendosi sopra la scrive esattamente sopra la linea 7. E poi i punti vertici e punti di A questo direzione che punto ti serve. qua non vado ancora dentro lo schema, ma li facciamo direttamente da qua, quindi mi metto col cursore sulla linea 7 che ho fatto la dividente. Metti una riga 6 se volevi. Ah, vabbè, lo metti dopo. Quindi, Allora, ok. abbiamo detto che 101 è un vertice, è un punto vertice. accetta. Poi mi metto sempre qua. L'altro qual è? Lo sai già? 201. 205 e 206. Vertice. Ok, Ok. anche qui se vuoi metterci una riga di tipo 6 a dividere, a dire che sono particolari topografici, punti vertici, chiama come vuoi. Ok, adesso Adesso direi che torniamo. il libretto è completo perché abbiamo la riga 0 a posto, riga 9 a posto, tutte le righe di tipo 1 e 2 con le varie battute, la riga di tipo 7 che individua il perimetro, cioè scusate, la linea di frazionamento, quindi la nuova linea di frazionamento, e poi i punti che servono per inquadrarlo sulla mappa. Va bene, adesso usciamo, io lo torno a rielaborare così per. Adesso Sì, quindi tutto verde, ok, la vado riga c'è. nella grafica. Va bene. Ok. Allora, adesso a quel punto qui dobbiamo fare quello che stavo facendo prima, cioè caricare l'estratto di mappa che ci è stato rilasciato dal catasto in pregeo. Allora, Sergio, noi qui l'avevamo già caricato, dico bene, però torniamo a Non me lo caricare. ricordo, sì, l'abbiamo caricato sicuro, però ecco, non so se adesso sul nuovo libretto ce l'hai, se no devi andare a cercare dov'è. Sì. Allora. E Allora, dovrebbe è essere quello. 88, ok, questo qua. Li seleziono tutti e due, apri, vedi, infatti esiste già, io gli dico di sì. Ok. Adesso. Scusa, Corrado, Sergio, qui c'era un po' di commenti. Jonathan dice: attenzione che le righe 7 vanno alla fine sotto le righe 8 dei PF.
E poi dice le righe 8 devono necessariamente rimanere come ultime, quindi qua dice prima una roba. Sì, ma non ho guardato se perché le ha inserite, ma mi sembra che fossero le righe 8, fossero in fondo. Ecco, non ho guardato. Guarda, nel libretto guardaci un po', Corrado, ma dovrebbe essere giusto, no? Sì, ci sono le righe 7 e poi le righe 8 sono le finali. Okay. Ah sì, vabbè, no, magari non l'abbiamo detto, sì, questo sicuramente, ecco, va detto. Cioè l'ordine era un po' quello che Gianni avevamo già detto all'inizio quando abbiamo fatto il pregeo. Quindi diciamo che facciamo un attimo un riepilogo. Prima riga di tipo 0 ovviamente è la prima riga. Poi la seconda riga obbligatoria di tipo 9 è la seconda riga. Poi se ci sono delle catene diciamo di poligonali, vanno le righe 3 che vengono diciamo messe subito dopo la riga di tipo 9. Poi ovviamente inizia il rilievo che è composto da righe di tipo 1 che riguarda il punto stazione e righe di tipo 2 che riguarda i punti battuti, no? Sono in serie, quindi se ho più stazioni avrò una riga 1 e più righe 2 e poi tornerò sulla nuova stazione, avrò di nuovo una riga 2, una riga 1 e più riga 2, ecco, quindi diciamo l'ordine è quello. Poi diciamo al fondo del finito rilievo, quindi punti battuti, finito i punti battuti, dopo la riga 2 iniziano le righe di tipo 7, che sono quelle che vanno a definire il contorno della nostra particella. Quindi abbiamo una riga di tipo 6 che è descrittiva e poi la riga di tipo 7 che è quella che indica il contorno. E poi abbiamo i punti di inquadramento che anche loro sono in riga 7, quindi abbiamo una riga di tipo 6 che serve a definire che cosa sono quei punti lì e poi le righe di tipo 7 che li vanno a comprendere, no? E in questo caso ne abbiamo tre, quindi 101, 205, 206 mi sembra. E poi si chiude con le righe di tipo 8 che devono essere in fondo, sì. Quindi Sì, Sergio, allora per completezza ci sarebbe anche da dire che se fosse un rilievo GPS, subito dopo la riga 9 andrebbero le righe 1 e 6 della base GPS sì, percorsa. andrebbe, diciamo che se fosse rilievo GPS probabilmente non ci sarebbe la catena poligonometrica perché non avrebbe senso, nel senso che difficilmente, ecco, vado a creare un rilievo GPS con una catena di poligonale, ma potrebbe anche succedere, perché io potrei Potrebbe avere. succedere, sì, perché se poi lo integri e magari hai bisogno di Sì, poi fare. appunto se io lo integro poi con delle stazioni che sono più di tre in linea, lui ovviamente andrebbe inserita. Comunque, ecco, quindi diciamo che dopo la riga di tipo 9, se ho un rilievo GPS, normalmente c'è la riga di tipo 1 che viene integrata dalla riga di tipo 6 perché non tutti i dati cioè riescono a rimanere codificati nella riga di tipo 1 e quindi viene aggiunta una riga di tipo 6. Altrimenti, in questo caso che c'è l'elementrico, ovviamente abbiamo righe di tipo 1 e righe di tipo 2, che sono la stazione e i punti battuti da quella stazione. Ecco, poi sarebbe anche da dire, tanto per ribadire il concetto, che sia che tu abbia un rilievo GPS, sia che tu abbia un rilievo solo celerimetrico, cosa bisogna avere l'avvertenza? Quello che dicevo prima lì col PDF mio, no? Che tu in pratica la prima riga 2, quindi il primo punto che metti, che sia GPS, che sia celerimetrico, se è GPS è la prima riga 2 dopo le righe 1 e 6 della base. Se è celerimetrico dopo la prima riga 1 della prima stazione celerimetrica, lui quel punto lì lo considera come orientamento dell'intero rilievo. Sì, quindi diciamo che sarebbe bene ricordarsi di non mettere ovviamente magari un punto a 50 centimetri. Adesso con la stazione totale diventa anche magari difficile battere un punto troppo vicino, però ecco, sicuramente dall'esperienza che abbiamo avuto sarebbe bene che il primo punto battuto dalla stazione 100 sarebbe bene che sia un punto abbastanza lontano, ecco, in modo che possa essere come orientamento possa tenere gli SQM bassi, ecco. Ecco, poi qui c'era un po' il com'è. Jonathan dice dire che è possibile editare direttamente sul libretto. Sì, questo l'avevamo già detto ancora alla terza lezione, che se uno vuole può scrivere direttamente lì su questa schermata di testo nel libretto, oppure fa doppio clic sulla riga e edita con le mascherine. Questo mi pare sia Sì, sai ormai. cos'è? Ha ragione Jonathan, però può succedere che se uno non è esperto, magari uno giovane, se digita sulla riga rischia di dimenticare dei campi che pregeo chiede, no? Nel senso il trattino, e quindi conviene utilizzare
la maschera dei dati, perché quelli lì almeno sono codificati e uno non rischia di sbagliare. Esatto, poi diciamo che c'era lì 4 e 5, vabbè, se ci sono lì 4 e 5, l'abbiamo visto anche lì nella versione 3, vanno messe. Sì, vanno messe dopo la riga di tipo 2, cioè dopo l'ultima riga di tipo 2, va messe le righe di tipo 4 e 5, ovviamente, no? Quindi. Non riesco a capire cosa voleva dire Jonathan che abbiamo messo le righe 7 nel posto No, sbagliato. ma forse non aveva visto le righe 8 sotto, cioè nel senso, giustamente, no, lui forse, ed è giusto dirlo, ma tu ti eri messo corretto, che le righe di tipo 7 vanno messe, diciamo, prima delle righe di tipo 8, ecco, quello lui voleva dire. Beh, ha detto prima ha detto il contrario, però va bene, insomma, questo è il concetto. E poi c'era Giuseppe che dice, forse bisognerebbe descrivere a cosa corrispondono i PV, punti vertici, in una relazione tecnica. Sì, adesso la relazione tecnica va compilata qui. E poi, adesso finisco così, almeno questi commenti qua, Alberto dice che sarebbe opportuno far vedere che prima di associare l'estratto al libretto, questo deve essere caricato in pregeo, acquisendolo dalla cartella dove l'abbiamo inserito, scaricandolo dall'Agenzia delle Entrate. Sì, beh certo. Diciamo che il libretto pregeo, cioè l'AMP, lo chiediamo all'Agenzia delle Entrate, quindi andiamo sul sito, l'avevamo forse visto l'altra volta. Tu, Corrado, hai il collegamento un attimo solo per entrare e far vedere? L'abbiamo visto mercoledì scorso, adesso lui però diceva che sarebbe da far vedere come lo carichi acquisendolo Tu, da dove. Corrado, hai la possibilità su quella macchina lì? Non riesco mica io. Al limite poi lo facciamo vedere, al limite se poi mi passi il video dopo, quando abbiamo finito, lo faccio vedere magari io. Ok, dai, andiamo avanti. No, adesso qua scriviamo la relazione tecnica, teoricamente qua bisogna descrivere tutto quello che abbiamo fatto. Certo, no, non so se volevi, se c'era quello pieno, potevi andare a prenderlo e copiarlo, ma se no poi vabbè, la relazione tecnica al limite poi la vedono in quella che Gianni allega. Comincio a scrivere, poi dopo qua è chiaro che uno scrive tutto quello che ha fatto. Adesso lo Scusa, metto. non abbiamo quella Sì, ce effettiva. l'abbiamo. Se apre il librettino Corrado, è che deve uscire di qua. Capisco che gli rompiamo le Io scatole, devo deve dire uscire da lì. dappertutto, comunque dovrei aver salvato la relazione Ah, anche qua. eccola lì. Sì, ecco. Questa qui era la relazione un pochettino Ecco, fai un copia e incolla così. Ecco, no, ti facciamo lavorare qua oggi, eh. Adesso qua ci sono i miei nomi, quindi c'è il nome mio qui nella relazione, il nome di Sergio, No, comunque. vabbè, adesso vabbè, quello perché l'abbiamo Anche pasticciato più volte. quello. Quindi salviamo e usciamo. Sì, se volevi solo la relazione, se volevano solo dargli un'occhiata velocemente per vedere i punti. Ecco. Comunque nella relazione tecnica bisognerebbe scrivere un po' quali sono le particolarità che uno incontra durante il rilievo. Se ci sono situazioni particolari, conviene giustamente scriverle. Buona regola sarebbe scrivere tanto, anche se anche qua ci sono due correnti di pensiero, Gianni. Chi dice che la relazione tecnica è un documento importante e bisogna scrivere, e altri invece che dicono che bisogna scrivere il meno possibile perché si occupano byte al catasto, no? Quindi. No, beh, c'è anche chi dice che scrivi meno possibile perché sei meno Vabbè, attaccabile. sì, da una parte dici, meno cose scrivi, meno puoi essere attaccato, questo è. Comunque, Io ecco, però diciamo qui cose credo. particolari qua, cosa c'era? Beh, qui io le dico quali sono, dico dove si trova il rilievo, quindi fogli, che ho utilizzato quattro punti fiduciali, che per collegare questi quattro fiduciali ho usato cinque stazioni celerimetriche, dico che le stazioni 300, 400, 500 sono esterne al triangolo fiduciale ma rientrano nelle tolleranze. Poi dico che il PF11 del foglio 25 è risultato inaccessibile e che quindi per rilevarlo si è utilizzato perché era di una proprietà recintata e quindi per rilevarlo si è rilevato solo angolarmente da tre stazioni, in modo da formare due triangoli con lati e angoli conformi a quanto previsto dalla circolare. Poi spiego qui come ho fatto dare l'altimetria a questo PF qui.
no? Poi dico che per rendere rigido e per determinato il rilievo sono stati battuti dalle varie stazioni, sono stati ribattuti dalle varie stazioni 200 e 400, 500 e 300, alcuni punti già ribattuti dalle altre, no? E quindi questo serve per rendere diciamo, il rilievo rigido e iperdeterminato. E poi ecco, io qui dico, è una situazione che metto sempre, no? Questa qua, dico i punti 103 e 110, che sono quelli che sono posti all'estremità della linea di frazionamento, non sono ubicati necessariamente sui confini della particella oggetto di frazionamento, ma individuano la direzione della linea di nuovo confine che andrà a chiudere sui confini neri della particella esistente. Quindi io qui vado a dire che quel punto 103, Corrado, riesci a prendere un attimo la grafica? Scusa. Cioè io questo qua ho preso l'abitudine di dirlo sempre, no? Quindi punto 103 e 110 che è all'estremità dall'altra parte, appunto io dico che non necessariamente sono sulla riga nera, ma vanno a individuare ovviamente diciamo, l'orientamento che deve avere. Ecco, quindi se poi uno domani facesse un riconfinamento diciamo del confine o quello a nord o quello a sud, ovviamente dovrà estendere questa riga cioè la deve considerare estesa fino alla linea di confine. Poi dico, per poter ricostruire in futuro il confine in modo certo, si sono rilevati oltre i punti fiduciali alcuni punti fissi e stabili, e precisamente il punto 105, spigolo ampliamento cimitero, i punti 106, 107, 108, spigolo basso fabbricato presente sul mappale 77 del foglio 25, il punto 203, spigolo ovest, pilastro cancello, mappale 210 del foglio 25, i punti 204, 205, 206, spigolo cappelletta est cimitero, i punti 207 e 208, spigoli verso strada fabbricato, mappale 479 del foglio 25. Quindi ecco, diciamo che la mia relazione finisce qua e poi metto i dati, come ha messo Corrado, i dati del tecnico, che se dovesse, diciamo che era comunque obbligatorio per circolare metterlo, poi ho visto che molti sul libretto delle misure non li riportano, ma sarebbe da riportare. Bene. Bene. Allora, andiamo avanti. Allora, abbiamo caricato l'estratto che giustamente quando uno lo scarica dal sito dell'agenzia vengono forniti in modo zippato con il codice fiscale del tecnico tre file che sono due, quelli che abbiamo caricato, qui c'è un PDF che è la ricevuta del costo dell'estratto che sono 44 euro fino a 5 particelle, penso adesso. Sergio, 5, Sì, no? mi sembra 5, sì. E dopo c'è un costo per ogni particella aggiuntiva. Uno se lo mette nella cartella che vuole e quando lo deve caricare lo va a selezionare nella cartella in cui l'ha messo. Allora, a questo punto cosa dobbiamo fare? Il nostro libretto è elaborato e dobbiamo associare al nostro libretto, che è questo qui, ok? Il rispettivo file che abbiamo caricato, che me lo mette qua in alto. Ecco, Corrado, volevo dire, adesso lui che ha fatto molto velocemente quella schermatina lì che è scorsa via veloce, lì. Nell'associazione, Gianni, associa il file, diciamo, MP al libretto. Vedi che. No, lo so, ma volevo dire, lì può capitare che si impianti qualcosa, che ti dica qualcosa o va sempre via liscia la storia? Allora, lì può capitare che non te lo associa quando il libretto non è elaborato, perché delle volte uno fa delle piccole modifiche e poi si scorda di elaborarlo, ma te lo dice. Altre in fase d'associazione io non ho fortunatamente viste. Poi dopo, No, delle volte. anch'io, ma penso che ci sia problema, bisogna richiedere al catasto un nuovo estratto, cioè nel senso se ho già pagato devo sentire l'URP e vedere poi di fare in modo che mi rimandino un estratto, perché a me non è mai successo, anche a me era sempre associato senza problemi. Bene, dai, andiamo avanti, sì. Uscita, a questo punto possiamo fare la stesura della nostra proposta di aggiornamento. Ecco, però lì non hai tanto fatto vedere che hai selezionato l'associazione dei libretti, ecco, Rado, sei andato via veloce che non si è tanto visto.
No, ho fatto vedere comunque dopo quando mandiamo il video, se no non finiamo mica più qua. Dopo... Vai. Allora, io accendo solitamente anche il raster subito così rivediamo la mappa sotto. Allora, la prima cosa da fare è andare a orientare il nostro rilievo con quel tasto che c'è qui e andiamo a orientarlo utilizzando i punti vertice che abbiamo inserito. Va bene, Sergio? Sì, giusto, quindi infatti ecco, servono quelli i punti vertici. Allora, il primo punto che abbiamo inserito qual è? Il 101. Il 101, quindi facciamo uno zoom qui. Prendiamo il 101 Ed è l'incrocio, eccoli, ok, sì. e lo mettiamo qui. Quindi vado col tasto di sinistra, clicco sul punto 101, diventa di questo colore. Diventa giallo e vado con dove voglio che spostarlo, ecco, e diciamo che se clicchi diventa verde, ok. Adesso lui ha fatto questa rotazione qua, poi torno indietro con questo tasto qui, vado a prendere l'altro punto L'altro che era il 200, quelli dove c'è la cappelletta del cimitero, 205, 206 torno adesso. indietro con questo tasto, con questa freccia, prendo questo zoom, 204-205, Sì, quindi il 204 è lo spigolo a est, ok, della cappelletta, quindi diventa giallo, vede, ok. lui dice che non è un punto dell'estratto, io gli dico fa lo stesso e lui mi E poi sposta. il 206, se vogliamo metterlo a posto, possiamo mettere anche quello o basta, come vuoi tu. Ma io direi basta perché comunque Sì, beh, secondo bastano 2 punti, diciamo che uno potrebbe utilizzare anche più punti, ecco. me. Ecco, come vedete qui, adesso diamo ok. No? Adesso dobbiamo andare a chiudere le linee sulla cartografia con quell'altro comando qui che è l'adattamento del rilievo. Lui dice che chiaramente ci sono quei due punti lì che non si chiudono, quindi facciamo vederlo manualmente come si Sì, fa. beh, Corrado, potresti anche far vedere, perché può succedere che hai tanti punti, adesso qui è abbastanza semplice. Se clicchi sul punto 103, lui ti si avvicina lì e fa l'ingrandimento. Se tu vai in quella tabella, diciamo, no, dell'elenco vertici, adesso in questo caso ha poco senso, però poi dopo, ecco, su 110 prova e vedrai che dovrebbe essere. Io preferisco fare vedere gli Ma zoom. anch'io, però se hai tanti punti, ecco, se ad esempio adesso clicchi sul 103, provaci a cliccare sopra. Sulla mascherina, Corrado. Sulla mascherina, Corrado, ecco, lui dovrebbe, se funziona, clicca 2 volte sul punto 103. Adesso ho preso il Ah, c'è il comando. comando attaccato, scusa, sì, clicca. No, devi cliccarci 2 volte, vabbè, ormai. Adesso questo qua lo estendo qua sopra. Chiaramente senza spostare la linea in modo grossolano né a destra né a sinistra, vengo giù. Ma devi venire giù te. È Lo bello posso dritto. far fare in automatico anche, in questo caso l'ho fatto venire giù io, erano scostamenti minimi. Ma anche perché, sai, io adesso dico la verità, il Pregeo non è un programma che ami molto, no? Però se lo fai anche gli aumenti in raggio, lui ragiona come raggio, a me non è che piaccia molto quel discorso di aumentare, Neanche a me. perché ragiona come se fosse un raggio, non ragiona come se fosse una linea e va dritta, se mai capito, lui tende Va sul a... punto più vicino, cioè lui va sul punto più vicino che riesce a Sì, a fare con intersecare una con la... circonferenza, no? E quindi non è che mi piaccia tanto quel comando. Vero. Beh, poi passiamo al tasto successivo, sono tutti in ordine sequenziale. Salviamo e passiamo al frazionamento dell'estratto, gli diciamo ok e clicchiamo su quell'altro tastino qui che è uguale. Sì, lui va a creare tutti diciamo, il Ecco, frazionamento delle particelle, tutti i vari. ma quello spieghiamolo però qui, il discorso del dollaro, scusa Corrado, spieghiamolo questo perché magari quelli che sono nuovi non sanno bene. Dal 99 ha creato le due rispettive particelle, 99 dollaro 1, dollaro 2. E dal 77 ha creato dollaro 1 e dollaro 2, che sono questi due mappali qua. Adesso noi non possiamo lasciare questi dollari qui. Quindi cosa facciamo? Andiamo, non abbiamo niente da accorpare perché non possiamo accorpare le particelle perché in questo caso qua
sono E qui di frazioniamo, non avrebbe senso. Sì. Ah, no, poi sono di proprietà diverse, quindi ovvio. proprietà diverse. Bisogna stare attenti a quella cosa qua. Se uno fonde, lui beve tutto, dopo però uno paga il conto perché quando lo controllano a posteriori ve lo annullano. Quindi bisogna stare attenti a non andare a fondere delle cose. Quindi passiamo al tasto successivo che è questo, che ci dice di andare a aggiornare i codici delle particelle. Allora, ti ricordi, c'hai sotto il PDF che così vediamo. Guarda, mi sembra che sia 77 $1 a AAA. Allora, questa qui ho cliccato qua sopra, mi si è evidenziato in blu qua e vado a scrivere AAA e poi do invio sopra la tastiera del PC. Poi 77,2 $, ci clicco sopra col pulsante di sinistra del mouse, si evidenzia qui e AAB. AAB. No, mi ha preso sempre questa, scusate. Ok, poi la 99,1, AAC. questa è uguale al PDF che abbiamo fatto l'altra volta che hanno nel Mi video. sembra, non lo so, aspetta che devo Vabbè, vedere, quello che però vi non volevo cambia niente, dire, sì. No, quello ma che vi è volevo uguale, AAC, sì, è giusto, è giusto. dire. Comunque, quello che vi volevo È dire giusto, è prima, che giusto. quando guarderete il video può darsi. Scusa Sergio, scusa, cioè lì per quelli nuovi bisognerebbe anche dire qui appunto che si parte con 3A e poi man mano. Ma sì, diciamo che poi ovviamente si parte, normalmente si fa con 3, però potresti anche scrivere Gianni AAA, BBB, CCC, DDD, cioè ognuno poi lì fa un po' come vuole. Diciamo che sono identificativi letterali, tanto vengono poi trasformati dal catasto in numerici. Ecco, però diciamo che la convenzione è un po' questa qui, insomma, via. Sì, diciamo che sì, però è una convenzione che c'era forse più prima che erano manuali, cioè quando c'era l'operatore, no? A noi capitava quando c'era l'operatore che voleva magari un determinato modo di indicarlo, e se glielo, non glielo indicavi così ti fermava il pregeo. Adesso invece, fortunatamente, anche queste cose un po' obsolete sono passate, perché essendo un codice numerico, letterale, cosa cambia dire AAA, AAB? O AAABBB CCC, tanto è sempre un identificativo, quindi no. Sì, Diciamo che sì, sì. secondo me ha poca importanza. L'importante, ecco, è che devi dare un'identificazione letterale che poi verrà trasformata in numerica dal catasto nel momento che viene Certo. lavorata. Bene, andiamo avanti. Quello che volevo dire è che quando guarderete il video, può darsi che questi identificativi provvisori siano diversi, però il concetto è uguale. Certo. Ok. Adesso schiaccio su questo pulsante verde dove c'è scritto accetta frazionamento estratto di mappa, dove ci sono i doppi baffetti. Bene. Poi vado qui, procedo sempre in ordine sequenziale, clicco qua sopra e lui mi aggiorna l'estratto e lo salvo con questo dischetto qua. Allora, attenzione perché adesso lui cosa fa? Esce da tutto. Se uno si scorda di andare a dire la parolina magica conferma proposta di aggiornamento, saltano tutti i giochini. Quindi quando lui esce da queste maschere bisogna andargli a dire conferma proposta di aggiornamento. Allora vi compare questo messaggio in cui dice proposta di aggiornamento confermata. Ok, non bisogna scordarsi quella cosa qua. Allora, questo qua è il classico frazionamentino dove uno può far fare in automatico il modello censuario. Sconsiglio vivamente in casi più complessi di farlo fare a lui perché spesso fa più casini che cose utili. Quindi in questo caso torniamo dentro in questa maschera qui e gli diciamo crea modello censuario da proposta di aggiornamento. Allora, adesso andiamo a controllare circa che le superfici vadano bene, diciamo ok, salviamo il modello e andiamo dentro a vedere cosa ha combinato. Allora, la prima cosa da fare è questa qua. Si clicca sopra alle particelle originali, vedete qui che c'è scritto 1, no? Ma la vado a prendere io, la 77. E vedete che adesso scrive 01? Voi direte una stupidata, 101 è uguale, no? Perché si inchiodano i lavori. Quindi bisogna ricordarsi di andare dentro le due particelle originali e se le farle selezionare dalla tendina. Scusa Corrado, forse qui Sergio dovremmo
un po' dire almeno cosa vuol dire OSCI, originaria, soppressa, costituita, perché ripeto, abbiamo purtroppo dei ragazzi giovani che... Ok, però adesso Gianni non possiamo dire tutto, adesso facciamo vedere le cose, poi mandiamo il... Ma per carità, solo queste tre robe qui, ecco, cioè O sta per originale e quindi Sì, beh, identifica. il modello censuario sia abbastanza diciamo, leggibile. Clicca un po' sulla 77, così facciamo l'originale, e la 77 che era la particella originale, dice appunto quant'è la superficie, Corrado l'ha fatta prendere dalle MP, cioè lì praticamente lui va a leggersi diciamo, le MP, ecco, quindi è andata a prendersi la superficie delle MP, No, e la qualità e la classe, tutto. Scusa. bisogna farmi prendere da lì, Sergio, perché se no sbaglia e mette invece di 0,1, mette Sì, 1. anche se forse l'ultima versione ho visto che dà meno problemi, probabilmente anche questa situazione qua l'hanno un po' migliorata, però non è sbagliato, cioè tu giustamente hai l'abitudine perché una volta effettivamente capitava che poi te lo fermavano perché era 1 e non 0,1, ma adesso mi sembra che funzioni lo stesso, però ecco, è bene sempre guardarlo, ecco, il DD censuario, perché siamo noi tecnici che lo dichiariamo. E va quello in banca dati, ecco, quindi bisogna giustamente porci attenzione. Ok, quindi la O vuol dire originale, ovviamente l'abbiamo soppressa, quindi il 77 viene soppresso come particella, e abbiamo, visto che abbiamo frazionato, abbiamo costituito due particelle, C e C, che sono una, la AA, che è stata costituita di, in questo caso qui, cliccaci un po' sopra, Corrado, non vedo perché è piccolino, faccio fatica a vedere, è di 6.082 metri, e l'altra è la AB, no, che è di 118 metri. Bisogna sempre fare la somma, conviene sempre anche, diciamo, con la calcolatrice o a mano, fare la somma e vedere che la sommatoria tra la A e la AB sia, diciamo, in tolleranza, anche se adesso con la nuova versione ci avvisa comunque, ecco, quando usciamo, però conviene sempre controllarla. E niente, ecco. Poi la stessa cosa abbiamo fatto col 99, Gianni, abbiamo fatto originale 99, l'abbiamo soppresso, abbiamo costituito la AC e la AD, no? E quindi... Ok. Adesso quando Corrado esce, che lo conferma lo schema, gli dice se è tutto a posto, quindi se ci fosse un errore in teoria dovrebbe accorgerne. Fai un po' salva. Dice, sì, Corrado, potremmo fare una prova tanto così per vedere se se ne accorge. Prova a entrare nuovamente a mettere sbagliata una superficie, cioè cambiala di qualche metro. Vediamo se se ne accorge. Ecco, quindi accetta. Se ne accorge, No, no, sì. ok, salva. Ecco, vedete che se ci fosse sbagliato, lui dice, particella, ti segnala che c'è un problema, dice, guarda che quel modello censuario ha un problema. Poi qui c'era Stefano che dice che effettivamente viene respinto automaticamente se è sbagliato lo 01. Ah, Infatti. sì, no, 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 però mi sembra ultimamente che lo meno, cioè perché anche a me capita di guardarci alcune volte, magari lo fa il mio collega e ci guarda meno, no? E quindi Cambiateli, non vi costa nulla. Sono un secondo a fare una cosa così. bene. Ok, Ok, bene, quindi adesso ok. quindi possiamo uscire da qui. Abbiamo Sì, un'altra salvato. cosa che potevamo far vedere Corrado prima di fare poi la proposta. No? E se uscivi, sì, esci pure, sì, qui esci. Era andare nella gestione strati di mappa, far vedere la gestione, l'ultimo in fondo, se apri gestione grafico. Ecco. Adesso qui è molto semplice, quindi non è, azio, fai azioni, ecco, se io vado, fagli vedere questa operazione, no? Se gli dico appunto vado dentro, gli dico controlla modelli in azione. Io qui riesco, cliccando sulle particelle, vedete, a controllare qual è la superficie grafica, la superficie censuaria, no? E mi può essere utile quando devo poi andare a... Adesso qui è molto semplice come frazionamento, ma se fosse un frazionamento complicato mi aiuta a definire poi le superfici che devo dare, ecco. Quindi... Siamo stati anche bravi nel fare la proposta. Cioè, vedo che però lì le sigle di quelle piccoline, lui
te le fa vedere solo quando ci vai a cliccare sopra lì nella grafica, vero? Lì sono i buchi magici di Pragera. Ok, quindi adesso possiamo fare la materializzazione, dematerializzazione dell'atto io. Ah, libretti pregeo, servizio, predisposizione, atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio. Allora, clicchiamo qua, esito dei controlli positivo. Lui dice la distorsione tra quella cartografica e rilevata è maggiore, ma per quanto riguarda i punti fiduciari, perché noi abbiamo fatto giustamente un orientamento locale, che è quello che bisogna fare, a meno che uno non abbia nulla, però l'orientamento va fatto locale, quindi lui qua adesso Sì, va. guarda, ho visto Gianni che distorsioni che vengono fuori su PF. E vedi che lì l'1,50 famoso è proprio il dato che lui Sì, che riporta. dice rilevato da quella cartografica, quindi rilevato dall'MP lui. Sì, qua scarti sono notevoli, però no, non è da stupirsi. Dimmi il numero, dai. È 2171. Codice fiscale. VLD SRG 67 D09 A052 Roma. Si vuole predisporre l'atto per l'invio telematico? Sì. E poi qui non c'è modo di dirgli che non l'hai presentato in comune. Quindi. Infatti, quello che è importante perché è un TF, ovviamente, no? Quindi se tu ti dovessi sbagliare all'inizio in riga 0 o in riga 9, scusa, mettere che cos'è, ovviamente qui te ne accorgi, ecco, quindi. Se fosse una divisione ereditaria, donazioni, così uno clicca qua e poi dopo mette quello che è. Diamo ok. Quindi scusa, lì, Confermo. no, scusa Corrado, lì se non gli dai quello spunto lì, non vai avanti? Non va avanti. Sì, quella è la dichiarazione che noi abbiamo depositato in comune, Gianni. Quindi se tu dai la spunta e non lo fai, Sì, rischi la denuncia dopo, penale. tu lì lo spunto lo dai, dopo non è detto che Sì, l'hai fatto. tieni conto che lo dai perché giustamente dici che è TF, no? Quindi lui lo sa perché è un tipo di frazionamento e quindi se ne accorge perché è andato a leggersi il dato, quindi. Sì. Allora, andiamo a mettere dentro la ditta, due clic qua sopra, perché essendo al catasto terreni la ditta compare già nell'estratto. Se no, se fosse stato un interurbano, la ditta non compare, lì la devo andare a Sì, visitare. adesso forse lì Corrado abbiamo modificato noi perché erano dati sensibili, le MP, ci dovrebbero essere i dati delle due ditte, dovrebbero essere due in teoria perché erano due proprietà diverse, però vabbè, lì, lo diciamo perché se uno lo dice, quelli li abbiamo taroccati noi, ecco, quindi. Fine inserimento, due clic qui, perché quello che firma è lui. In caso fosse una Qui società. all'epoca non c'era questo, era ancora il pregeo precedente, però adesso, essendo il comune, l'ente pubblico avrebbe dovuto firmare il rappresentante dell'ente, quindi si sarebbe dovuto inserire i dati qua. Si clicca qua, si mette il nome della persona fisica che firma per conto del comune o della società, quella O della che società, sì. è. Registra la lettera di incarico? No. Poi proseguo. Ecco, sulla lettera di incarico, Corrado, diciamo che quando firmano tutti, ovviamente non c'è problemi e quindi la lettera di incarico, anche se uno eventualmente se la fa firmare, può anche dire che non c'è, perché comunque viene firmato l'atto e quindi non c'è problemi. Nel caso invece ci siano più soggetti e non tutti, perché magari non possono venire a firmare tutti, no? Quindi non tutti possono firmare, allora in quel caso lì si mette la lettera di incarico e ovviamente si dice di sì e quante lettere di incarico si hanno, perché se ne dovrebbe avere una per ogni soggetto che firma, ecco, la lettera. Ok, allora andiamo avanti a cascata, informazioni generali ci si clicca sopra e lui ci pensa lui a inserirle, informazioni geometriche produci modello, ok. Allora qui, geometriche, censuario produci modello, in geometriche che cos'è? È un estratto rilasciato dall'ufficio.
Quindi clicco qua sopra, Ti mi mette il dice protocollo e la inserisci data, ovviamente. estratto, vado subito a mettere la scala di riferimento dell'estratto originale che è il 2000. Poi a questo punto qua posso dire sposta testi, seleziono il testo, allora, questo qua lo spostiamo. Così, però in questo caso qua potremmo anche fare Mettere disegnare esterno. diciamo. Vogliamo fare una cosa un po' precisa. Poi seleziona il testo, sposta testo, lo mettiamo qui. Seleziona testo, sposta testo, lo mettiamo qua e questo lo mettiamo qua. Ok? Ottimo. Conferma e chiudi. Operazioni, archivia disegno. Non bisogna scordarsi, eh? Eh sì, se no bisogna rifarlo. Operazioni, esci. In questo caso, se io gli dico inserisci nuovo estratto perché ho dei particolari, ho un estratto grosso che non riesco a rappresentarlo tutto in un pezzo, tutto quanto, gli dico inserisci nuovo estratto, lui me ne torna a buttare dentro un altro e lo metto nella scala che voglio. Ma il primo è sempre opportuno metterlo nella scala originaria dell'estratto di mappa. In questo caso non ne mettiamo un altro perché è tutto chiaro, si vede molto bene, gli dico conferma. Gli dico di mettere il libretto delle misure e la famosa relazione tecnica strutturata. Noi qui eravamo in zona extraurbana. Dico bene, Sergio? Sì, No? giusto. Oh, sì, non era Sì, in. eravamo appena fuori dall'estraurbano, appena fuori dall'urbano. Sì. Allora ho sbagliato a far vedere prima il controllo delle misurate perché avevo dato urbano o di espansione urbanistica Vabbè, io. allora dai, urbano di espansione. Adesso lì sei vicino al cimitero, non posso nemmeno costruire, però è uguale. Comunque, anche se metto questa, gli scarti erano ottimi, quindi lui non. Sì, non cambia nulla in questo caso. Si evidenzia per il discorso delle particelle inferiori ai 2000 metri che uno dovrebbe rilevarle tutte e quindi io clicco qua sopra e lui in automatico mi scrive che le particelle di superficie inferiore ai 2000 metri quadri non sono state rilevate integralmente, in quanto i confini non sono materializzati interamente, la committenza non ha richiesto la materializzazione. E questo lo Ok. scusa, lo propone già lui, sta frasettina Lui, qua. nella versione precedente c'era un buco che non lo proponeva, quindi era opportuno riportarlo nella relazione tecnica. Adesso hanno sistemato con l'ultima versione, quindi lo scrive lui. Ok, Bene. non è relazione tecnica, me la carica. Schema del rilievo. Allora, qua andiamo subito nella scala e lo mettiamo al 4000 che si vede bene. Ci manca un PF, quindi zoom centro, lo vado a centrare. Mi sposto un po' sotto in modo tale che salti Sei un po'. spostato leggermente troppo. Oh, no, va No, bene. va bene. Ok. Anche qui posso spostare dei testi, però dopo questa cosa qua è meglio farla vedere nel particolare. Qui ci sono delle sovrapposizioni di punti. Uno se vuole può andare qui per. Sì, diciamo che soprattutto se poi viene dato il tipo al cliente, ovvio che se lo curo un po' graficamente, cioè, è Forse, legittimo. poi lì, Sergio, perché noi avevamo dato un nome diverso, ma poi si poteva anche dare il nome del PF univoco, No, allora no, lì il 400, il 502, il 402 l'abbiamo preso dalla stazione 400-500 utilizzando la battuta senza prisma, l'abbiamo preso per la verifica ed era anche una verifica dell'altezza dei PF, no? Perché non avevamo la quota, se no, cioè non eravamo sicuri della quota avendo fatto un'intersezione in quota praticamente, no? Quindi l'abbiamo fatto per quel discorso lì, ecco. Però sono due punti battuti, uno dalla 400 e uno dalla 500, sono due sì, no, punti. quello sì, ma di fatto è lo stesso punto che abbiamo Sì, no, battuto, no, no, di fatto abbiamo mirato più o meno nello stesso punto, e sì, era il davanzale, mi sembra, no? Avevamo preso lì vicino al davanzale, cioè miravamo il davanzale e poi andavamo sullo spigolo, no? Per vedere, avere un'altezza di
di riferimento. Qua mettiamolo in una scala un po' più grande, vediamo se allora, sta dentro tutto. Mi sa che non ci stai con no, devi, secondo me devi fare centro sopra dove c'è il 107 un po' più in su devi stare, ma già anche il 2000 si vede benissimo quella roba qua. Sì, no, vabbè. Anche qui mi diverto da spostare un po' di roba. Vabbè, comunque, insomma. Vabbè, dai, dopo tutto ripetitivo, insomma, dai. Anche qui archivia disegno, mi raccomando, esci, quindi, ok. Quando è tutto a posto, vabbè, Corrado, viene quella provabile, no? E quindi diciamo che il tipo è probabile, quindi adesso Corrado lo può scaricare, ovviamente pronto da firmare digitalmente e mandare via all'ufficio. Ancora una cosa, Corrado, se volevi far vedere, che almeno può succedere, quindi anche i colleghi lo vedono. Aspetta che faccio vedere prima, sì. Il PDF. Allora, come vedete qua lui ha creato il PDF, Alessandria, tipo di frazionamento. Si no? Dice che la dichiarazione che è telematico, che viene inviato telematicamente, è la dichiarazione che è stato depositato presso il comune, quindi è una dichiarazione ai sensi della legge, quindi attenzione quando si fa. Sì. Qua ci sono i dati di chi firma. Vabbè, del tecnico, certo, che firma. Non guardate il mix tra il suo nome e il mio, perché è solo per riportare l'esempio. Nella relazione tecnica c'è il mio nome, qua c'è il suo. Deve essere un'unica persona che compila tutto, eh? Questo deve essere chiaro. Non posso essere uno che firma la relazione e uno che firma il tipo. Noi qui abbiamo fatto così solo per farvi vedere. Poi qua c'è il modello censuario, quindi è tipo di frazionamento, modello censuario, vedete scritto qua frazionamento. Qua è quello che abbiamo visto prima, dove 0101, le somme tornano. Qui c'è quello che abbiamo preparato adesso, nella scala al 2000, vedete? Poi se ne potevano aggiungere altri anche. Qui c'è tutte le famose righe dell'estratto che viene rilasciato dall'ufficio, no? Quello originario, so. E poi c'è quello dell'aggiornamento, sì. E poi okay. Proposta di aggiornamento cartografico, che è la proposta che viene fatta dopo. Qui c'è il libretto delle misure, dove ci sono tutte le righe che abbiamo inserito, IPF, la relazione tecnica strutturata, e poi c'è la relazione tecnica. Ecco, vedete qua c'è il mio nome, ma dovrebbe esserci quello di Sergio. Quello che abbiamo scritto, che abbiamo visto prima, e alla fine c'è lo schema del rilievo e il nostro sviluppo. Allora, adesso io volevo in anteprima farvi vedere, che così dopo lo vedete poi da soli. Allora, dunque, il video, eccolo qua. Come è stata trattata nella lezione? Corrado, ti sentiamo. Eh sì, no, perché stai sentendo il video, capito? Ecco, ok, scusa. Pensavo fosse ancora lui. No, era lui, ma 2 anni era fa. Sì. Vabbè, niente, Gianni, adesso io... No, sai, sì. Corrado, ancora una cosa, se volevi far vedere, che mi era venuto in mente. Se dovessi cancellare un elaborato grafico quando fai diciamo l'invio,
a far vedere come fare a togliere, no? Non so se ti è mai capitato quando hai più pagine, no? Che poi ne metti troppe e poi devi toglierne una o... Vogliamo far vedere quella cosa qua? Ma solo quella cosa lì, perché può essere utile, no? Può succedere. Adesso è una stupidaggine, perché poi si fa presto, però... Cioè, allora facciamo vedere, Sì, quando vai inseriamo. nella... devi tornare dentro di nuovo, fare la proposta da capo, ecco, quindi... Perché Ah, ormai l'hai certo. fatta, quindi ecco. Era prima di uscire, infatti te l'avevo detto, ma poi eri già uscito. Ma torniamo a fare? Sì, ma tanto andiamo molto veloci, adesso qui è solo per vedere quella cosa lì. Ok, quindi qui andiamo avanti come avevamo fatto prima, continua, i dati qua ci sono già, telematico va bene, confermiamo, ecco qui inserimento va bene, fine inserimento. Ecco, volevo dire, ecco, ok, produci quello lì, ok, va bene. Ecco, qui vedi che le informazioni geometriche ci sono già, aspetta, torna, fai uscita, un attimo, esci. Vedi che c'è già, mi sembra, no? La informazione geometrica. Vedi che c'è pagina 1 perché l'avevamo già inserita. Se dovessimo rifarla perché abbiamo cambiato qualche cosa, dobbiamo andare a cancellarla. Ecco, quindi fagli vedere come si fa. Ecco. Seleziono qua, c'è solo pagina 1, Sì. E i dati selezionati e lui non ha più. adesso la reinserisco. Cioè, avete capito? Viene utile se io per caso ho cambiato qualcosa nella proposta aggiornamento. Lui pregeo ha tenuto buona quella che era la precedente e quindi va cancellata, ecco, va messa quella nuova. Ecco. Vabbè, adesso io Sì, no, no, esco. no, era solo questo, far vedere che se per caso uno deve modificare, deve cancellare la proposta. Allora, adesso qua c'è il video che è questo qui, quindi ve la riguardate quando volete con calma, poi se c'è qualche cosa scrivete sul forum, ma Sì, piacere. Corrado, allora mi riprendo il monitor perché volevo far vedere che oltre al video, poi qui ci sono anche tutte le slide, per cui vedete qui c'è proprio passaggio per passaggio tutte le slide di quello che ha fatto vedere Corrado. Probabilmente qui può essere che sia qualche dato, diciamo, diverso appunto per quanto riguarda le particelle, le lettere, ma sostanzialmente il concetto è quello. Quindi qui avete proprio anche tutte le slide. Passare per passaggio, anche se credo che il video sia molto più di aiuto perché lo vedi proprio fisicamente quale tasto clicchi, quale opzione fai, però ecco, c'è anche questo da dire. Invece qua c'erano delle domande. C'era Gaetano che dice la superficie da MP è identica a quella che posso leggere in misura? Adesso io non ho ben capito cosa volesse dire qui Gaetano. Sì, Sergio. no, no, certo. Allora, in MP vengono riportati due dati, una che è la superficie censuraria, e quella lì è quella della visura, assolutamente, e una invece che è quella grafica, che invece è la superficie che graficamente ha quella particella, no? E quindi nell'MP ci sono tutte e due, però poi quando Corrado ha fatto il modello censuario, quella che si vede, quella che io posso andare a prendere sul modello censuario è quella della visura, ecco, quindi è quella che c'è in banca dati della visura. Poi c'era Alberto, ma non Fabrizio, un altro Alberto che dice: posso fare una lettera di incarico con i nomi di tutti gli aventi diritto? E poi prosegue dicendo: posso fare una lettera di incarico il cui solo firmatario si dichiara delegato agli altri aventi diritto? Sì, mi sembra di sì che ci sia nel modello che sì, anzi sì, può farlo, può farlo. Può farlo, è uno che dice che ha preso lui tutte le firme degli altri, che non ci sono, diciamo, nessuno che si oppone. Quindi l'importante è, ecco, che se lo fa deve avere la firma, eventualmente io mi faccio anche mandare il documento d'identità di chi firma e mi tengo anche lì il documento d'identità. Ecco, Ecco, diciamo poi. che sì, tieni conto che in quel discorso lì il catasto prende per buono quello che noi dichiariamo, poi in caso di controllo, ovviamente se vengono fuori problematiche, bisogna avere tutte le situazioni regolari, ecco, cioè quindi sapere che sono stato incaricato, che
eventualmente se c'era qualcuno che non voleva, il perché questo qualcuno non volesse, quindi ecco, io devo, come tecnico, devo essere tutelato, avere la lettera di carta, Avere tutti i documenti che tutti i giustificano. documenti che ecco, mi autorizzavano a fare quell'atto, ecco. Certo. Poi c'era Paola che dice: manca quota di proprietà della ditta. Può essere motivo di sospensione? No, 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 anche se non, mi sembra di aver letto in qualche collega che in qualche catasto forse lo volevano, però non è obbligatorio mettere assolutamente le quote. Quindi, Ok, poi anzi, c'è. addirittura diciamo che dove sulle MP ci sono, se le mette lui, cioè, quindi prendiamo già il dato dall'MP. Se eventualmente sono ditte che non ci sono perché sono enti urbani, quindi ditte che non sono state caricate, perché ecco, gli enti urbani non hanno cioè praticamente non hanno l'intestazione, ecco, perché non hanno intestazione, ecco, in quel caso lì, diciamo, io devo mettere nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, località di nascita e codice fiscale, mi sembra che siano i dati richiesti. Ok, poi c'è Alberto Fabrici che dice: se si fa una modifica non geometrica, ad esempio la versione tecnica, non serve elaborare il libretto, ma basta passare alla presentazione del libretto all'ufficio. Sì, vabbè, però Quindi adesso in questo caso qui era un frazionamento, quindi qui andava fatta, ecco, sì. la relazione tecnica, se uno modifica delle cose, non c'è bisogno di rielaborare nulla, solo per la relazione. Poi Carlo dice: se un cointestato si oppone, non posso presentare il modello. Non so se è una domanda. Diciamo che in teoria no, cioè no, in teoria no. Perché effettivamente se lui è un cointestato ha anche lui i diritti, però ecco, io devo saperlo, quindi nella lettera di incarico mi deve dire che tutti gli altri restanti cotitolari sono a conoscenza, perché può succedere il caso che effettivamente dice la persona che dà l'incarico è di Alessandria e tutti gli altri cotitolari vivono a Milano, Torino, Genova, Napoli, dove siano, quindi non hanno possibilità di venire, però lei che mi dà l'incarico si deve avere l'incarico anche dagli altri cotitolari, mi deve dichiarare che sono tutti d'accordo, ecco, quindi sicuramente. Ok, Alberto dice: si può presentare il frazionamento se nella lettera di incarico il firmatario dichiara di firmare con il consenso di tutti i proprietari. E Certo, infatti è così, giusto. Jonathan dice: verrà messa firma mancante. Giusto, giusto. Ok, allora, qui non vedo altre domande, per cui abbiamo fatto le meno 20 alle 7 anche stavolta, ma c'era anche la pausa da recuperare. Qui Alberto dice: scusa Gianni, relativamente a quanto hai detto all'inizio della lezione, io sul mio disco C non trovo alcun file pregeo.ini e sì che ho impostato anche la visualizzazione dei file nascosti di sistema. Come mai? Ecco, mi sembrava che Jonathan dicesse che bisogna andare dentro la cartella Windows. Vediamo nel mio caso se ce l'ho, perché dentro la cartella bravo. Dov'è qui la cartella Windows? Perché poi io non ci vado neanche mai. Forse sarà dentro utenti, Gianni, e probabilmente sarà dentro qua. Però guarda, io ti dico seriamente, cerco di andarci il meno possibile su questa roba qua, perché vediamo se Jonathan magari vuole dirci. Lui parlava di C2 punti Windows, ma sinceramente io, guarda, una volta, quando non c'erano gli utenti del computer, era un discorso. Adesso che ci sono gli utenti, vedi, ci sono varie cartelle, c'è pubblica, c'è default, c'è. Casomai lo svisceriamo questo, perché lui parla di questo pregeo.ini, non so se poi. Ecco qua, Windows, aspetta, scusa. Vediamo se. Eccolo qua, vedi? Pregeo.ini è qua. Probabilmente questa sarà. Questa è la data dell'ultima volta, penso che l'ho aperto, che è stato 22 novembre, e qui poi penso che basta dirgli, non so, apri col blocco note. Difatti, vi dicevo, è un file di testo, e quindi qui quello che diceva Jonathan, penso che sia appunto che se tu qua gli vai a mettere la provincia qui, eccetera, lui mantiene questi dati, cioè lui legge questo file e setta quella provincia lì. Ecco il discorso che c'era prima Corallo di Agrigento. Comunque, ecco, avete visto dove si trova, no? Bisogna andare su C,
due punti cartella Windows e poi è dentro lì, come esattamente diceva Jonathan. Basta, direi che possiamo fermarci qui. Quello che manca, ma era così logico anche aspettarsi, vedete qui c'è tutta la parte che abbiamo visto con Corrado fino alla produzione automatica, e mancherebbe, Sergio e Corrado, queste verifiche post-approvazione. No, Vabbè, sì, e sai Gianni, la prossima volta quando partiamo facciamo vedere, sai che c'era qualcuno che aveva anche chiesto come si fa a scaricare l'estratto e tutto, entriamo sul portale Sister e facciamo vedere sia il controllo post che la richiesta estratto, ecco, quindi facciamo quelle due parti lì e poi andiamo Sì, avanti con vabbè, la la richiesta prossima. d'estratto, Sergio, l'abbiamo già fatta vedere l'altra volta, quindi basta questo. Ecco. Ti ricordi che abbiamo fatto vedere lì come si, e l'abbiamo messa anche Sì, nell'estratto. vabbè, ci mettiamo un attimo a farlo vedere, cioè lo riprendiamo. Ok. C'era una richiesta che c'era, abbiamo detto poi lo vediamo alla fine, quindi va Quindi bene così. facciamo vedere queste cose qui la prossima volta e poi c'era invece la parte dei modelli censuari delle varie tipologie di frazionamenti che chiaramente lì bisogna dedicarci un po' di calma perché avevamo appunto messo questi esempi di frazionamenti con il relativo modello censuario, ecco, però questo allora lo rimandiamo.